Buonasera a tutti, siamo qua al Palamadiba. Si gioca per la terza giornata del girone dei playout della Serie A1, la partita tra Pantarei Modena e Lions Teramo. E i colori gialloblu affrontano la squadra del Teramo, che è sicuramente la formazione più accreditata nell'ambito del girone dei playout, con lo scopo di cercare di invertire quella che è stata la rotta degli ultimi mesi della nostra squadra, che ci ha visti in un declino costante sia di gioco che di risultati. E naturalmente l'avversario che affrontiamo stasera non è l'avversario migliore per poter risalire la china, perché si tratta di una formazione molto forte, dotata anche di uno straniero, il portiere Di Marcello, ex nazionale, sicuramente una squadra molto molto forte, esperta in tutte le sue posizioni. In ogni caso andiamo a vedere quello che riusciamo a fare. La partita decisiva sarà la prossima in casa con Romagna, dove si giocherà per il penultimo posto, che è quello che permette di proseguire il campionato dopo questo gironcino orologio di 4 incontri su 5 squadre, tra 5 squadre, e di affrontare in uno scontro andata e ritorno una sfondazione dell'altro girone per continuare a vedere quello che può essere il proseguo del campionato, sempre con la finalità, a questo punto quasi un'utopia, di arrivare a giocarsi la permanenza nel 14 di quest'altro anno. In ogni caso, la nostra squadra deve cercare di migliorare la propria prestazione tecnica e di affrontare incontro dopo incontro, cercando di mettere in luce quelle che sono le proprie caratteristiche. Sicuramente negli ultimi match affrontati questo non è stato fatto, anche nella trasferta di Tavernelle, dove ci ha visti sconfitti dopo un buon primo tempo, un discreto primo tempo. Siamo stati surclassati nella ripresa, denotando una scarsa condizione atletica che sicuramente non ci ha permesso di rimanere al passo degli altri avversari. Questo dovrebbe essere il nostro punto di forza, visto che manchiamo un po' a livello fisico rispetto alle formazioni più accreditate del nostro campionato. Dovremmo avere comunque dalla nostra una condizione atletica superiore. In ogni caso, questo è. Le due squadre si affrontano. Verrà rispettato un minuto di silenzio in ricordo del capitano della Fiorentina Davide Astori, come su tutti i campi sportivi. Le due squadre si affrontano per la Pantarei Modena per la prima volta gioca al Palamadiba, perché il Palamozza è in ristrutturazione. Subirà un restyling deciso nei prossimi 2 anni, e le formazioni in campo, vediamo un attimo quello che decide coach Sgarbi senior, che ha in questo momento sostituito coach Sgarbi junior in panchina. La formazione del Modena vede Bonaccini in porta, Bortolotti e Sgarbi all'ala, Gigi Pieracci. Il suo rientro sicuramente ci fa molto piacere, anche perché oltre all'esperienza tecnica e comunque la capacità di tenere la squadra unita, è anche una questione caratteriale che riesce a infondere ai compagni una grinta che molto spesso è mancata. Numero 18, pivot Iaiollari. Per quanto riguarda i nostri avversari, in porta numero 16 Collevecchio, numero 10. Dicevamo numero 10 Savini, numero 6 Topi Paolo, numero 2 Di Giulio, numero 15 De Oliveira, brasiliano straniero del Teramo, numero 5 Di Marcello Andrea, capitano della formazione. La palla viene giocata dal Lions Teramo. Partiti col gioco,
Pieragostino, Di Giulio, Petragostino. Vediamo un attimo la nostra difesa come si schiera, se è previsto una marcatura particolare nei confronti di De Oliveira, sicuramente dotato di un tiro da fuori al fulmicotone. Per adesso sembra di no. De Oliveira, Toppi, Petragostino, il fortissimo Petragostino che anche all'andata del girone regular season fece il gol del pareggio all'ultimo secondo. Numero 6 Toppi, Pietragostino, palla cerca di servire a pivot. Il numero 6 Toppi però, Gigi Pieracci intercetta anche con il piede, viene fischiata a 7. Palla ancora per i nostri avversari, Di Marcello con la palla in mano. Di Marcello, Pietragostino Di Oliveira, Pietragostino, Toppi, Pietragostino, Di Marcello, ecco. Ottima palla recuperata da Boni. Ottima palla recuperata da Boni su Pietragostino. Purtroppo il rimbalzo non è fortunato e la palla è ancora per i nostri avversari, per i ragazzi abruzzesi. Palla per Pietragostino, Di Giulio, De Oliveira, Toppi, De Oliveira salta, si eleva per andare al tiro, viene marcato bene da Gigi Pieracci. Pietragostino, Toppi, De Oliveira, prova ad entrare, viene chiuso da Rolli, tra Rolli e Iaolari. De Oliveira, Iaolari ottiene, Pietragostino, finta, scappa a Francesco Sgarbi e riesce a trafiggere Bonaccini. Bortolotti, Rolli, Sgarbi. Pieracci, Sgarbi per prova ad entrare Stefano Rolli viene fermato però da Di Marcello. Sgarbi, Stefano Rolli viene fermato irregolarmente nel momento del tiro, quindi palla ancora per i gialli. Pieracci per Rolli per Francesco Sgarbi. Palla recuperata da Savini. Bortolotti. Francesco Sgarbi. Entra Gigi Pieracci, la palla viene presa da Collevecchio. Toppi, De Oliveira, Toppi. Sfondo. Viene fischiato sfondo a Pietragostino. Palla per Bortolotti, ottimo lancio di Bonaccini. Bortolotti però si fa parare contropiede. Niente. Sono queste occasioni non le possiamo perdere. Francesco Sgarbi, Stefano Rolli. Francesco Sgarbi. Ecco la palla, Francesco Sgarbi. Stefano Rolli. Intercettata con i piedi da parte del numero 5 Di Marcello. L'arbitro ammonisce Di Marcello, però la palla è di nuovo in mani del giallo-blu. Rolli viene fermato al limite dell'area, di nuovo squadra che, come ci ricordiamo, essere molto molto forte e molto aggressiva in difesa. Il numero 6 Topi Paolo, comunque la palla è sempre dei giallo-blu. Naturalmente anche i nostri avversari difendono con una 6-0, sono tutte le squadre che affrontiamo spesso, perlomeno. Ecco, adesso sbagliato clamorosamente un passaggio. Il numero 12 Pietragostino intercetta e punisce Bonaccini. Rolli, Sgarbi, Rolli, Sgarbi, Pieracci, Rolli prova
a liberarsi di Toppi, non riesce nell'intento, palla ancora giallo-blu, Pieracci Sgarbi, Pieracci, Iaolari, Murata, palla al numero 10 Savini, azione in contropiede. Naturalmente siamo partiti al solito modo, non riusciamo a imbastire un tiro verso la porta avversaria e gli altri sembra solo che siano venuti qua ad allenarsi, non c'è niente da fare. Palla per Pieracci, Rolli. Purtroppo non è questa una squadra con cui non abbiamo mai giocato, ci ricordiamo all'andata. Una squadra che venne qua, pareggiò all'ultimo istante dopo una buona prestazione da parte nostra. Quindi non è che non siamo in grado di giocare con queste squadre, ma non riusciamo assolutamente a concretizzare un tiro e non c'è verso. De Oliveira viene trattenuto da Pieracci. Numero 5 a palla di Marcello per Toppi. Toppi, Pietragostino per Di Giulio, Pietragostino, Toppi per De Oliveira, Toppi, Pietragostino, Toppi. Secondo contropiede che sbagliamo, non c'è vero. Sembriamo alle comiche di Fantozzi, non è possibile non riuscire a... Questo significa che non ci sono assolutamente, c'è qualcosa che non va a livello mentale, perché non è possibile sbagliare un contropiede di questo tipo, due contropiedi di questo tipo, tutte due palloni soli davanti al portiere. Cioè, ragazzi, con la Serie A queste cose naturalmente non bisogna più ripeterle. De Oliveira, Toppi. Toppi Di Giulio. Pietragostino, De Oliveira. Buona difesa. Numero 10 Savini viene marcato bene. Toppi. Pietragostino. Niente, 4-0. Rolli, Bortolotti, Sgarbi. Viene fermato Sgarbi in fase di tiro. Iaolari, Gigi Pieracci, Stefano Rolli prova ad andare in porta ma non riesce. Gigi Pieracci, niente, non è... sembra una stregata. I nostri avversari 4 tiri, 4 gol, noi 4 tiri, 3 tale fuori. Viene fermato Toppi, Pietragostino sulla palla di nuovo, 7 per i nostri avversari. Toppi, Pietragostino, Di Giulio, Pietragostino, Toppi, De Oliveira, Toppi. Palla per i gialli. C'è da dire che anche i nostri avversari sono falloi. Se riuscissimo a concretizzare i palloni che abbiamo davanti, che due scatole, riusciremo sicuramente a stare in partita. Non si sta dimostrando una squadra irresistibile. Viene fermato Iaolari al tiro dai 7 metri, si presenta. Dove c'è? Fa casino le casse. Ma io non sento.
Dov'è che fa casino il casco? Ma sentite del casino del casco? Ma noi abbiamo il filo e tutti li guardano. Ci abbiamo i fili. Come... No, guarda, un filo è possibile. Come si fa? Sbagliato il rigore. Toppi. Pietragostino, Di Giulio, Toppi. Pietragostino. Viene fermato. Toppi. Pietragostino, Di Giulio, Toppi. Di Giulio, Pietragostino. È l'ennesimo contropiede, finalmente. Al quarto contropiede riusciamo, alla quinta occasione riusciamo a fare gol. Terzo contropiede lanciato da Bonaccini. Boni riesce a trafiggere con Levecchio. Toppi, esce Toppi, entra il numero 9, Giampietro. Pietragostino, Di Giulio. I nostri avversari sembrano molto, molto, molto rilassati nel giocare palla. Naturalmente non hanno assolutamente necessità di velocizzare niente. Giampietro, trafigge Bonaccini, Rolli, Bortolotti, Rolli, Sgarbi, Bortolotti, palla sempre, Bortolotti viene fermato, il tiro di Bortolotti ma la palla rimane gialla, Pieracci per Rolli per Sgarbi. Errore da parte di Sgarbi. Parata di Bonaccini sul numero 10 Savini. Pietragostino. Numero 6 Toppi, Pietragostino, Di Giulio. Di Oliveira fino adesso non ha inciso assolutamente sul gioco. Stanno giochicchiando il Teramo, semplicemente non hanno ottima uscita di Gigi Pieracci su Di Oliveira, che impedisce a Di Oliveira andare al tiro. Il numero 5 di Marcello con la palla, Di Oliveira, parata di Flavio Bonaccini, Francesco Sgarbi. Palla Francesco Sgarbi, tiro di Gigi Pieracci, però non la palla viene parata di Flavio Bonaccini sul contropiede di Giulio. Due parate ottime di Flavio. Esce Sgarbi, entra Francesco Panettieri, Stefano Rolli, Luca Bortolotti, Stefano Rolli, Francesco Panettieri, Gigi Pieracci, Stefano Rolli. Finalmente Gigi Pieracci riesce a trovare un varco e a trafiggere con Levecchio. 5-2, malgrado tutto ci troviamo ancora a tiro della squadra teramana, che non sta dimostrando particolare velocità di gioco, quindi sicuramente da parte nostra è necessaria più precisione nelle occasioni che ci troviamo ad avere davanti alla porta. Abbiamo sbagliato tre contropiedi e un rigore e siamo 5-2. Di Giulio, ecco, viene chiuso De Oliveira da Rolli e Bortolotti. De Oliveira, numero 5 di Marcello con la palla, De Oliveira si alza per tirare, Toppi, Pietragostino, attenzione al sottomano che è veramente un ottimo giocatore,
sembrava che i nostri avversari avessero perso la palla, in realtà viene fischiato 7. Flavio para il tiro di Pietragostino, palla ancora per i gialli. Rolli per Bortolotti, Panettieri, vediamo se le forze fresche, se il giovane Panettieri e Filippo Barbieri, che è entrato in questo momento al posto di Gigi Pieracci, riescono a dare un contributo e a riportarci sotto col punteggio. Panettieri perde la palla. Questi sono errori veramente gratuiti. Pietragostino, Di Oliveira. Di Oliveira viene marcato bene. Attenzione, palla di Oliveira. Toppi. Di Oliveira, Pietragostino, Di Giulio, Pietragostino. Ottimo gol di Giulio. Giulio riesce a smarcarsi bene, non viene contenuto bene in difesa dall'ala e riesce a beffare Bonaccini. Filippo Barbieri, ottima palla di Stefano Rolli per Elvis Daiollari, finalmente una buona azione, Elvis da pivot riesce. C'è un errore di punteggio probabilmente, perché viene convalidato il gol al termo, giusto, quindi siamo 7-3, perfetto, c'è stato un errore al tabellone, viene convalidato il gol, il passaggio al pivot, il gol di Di Marcello. Siamo 7-3 per il Teramo, palla per i gialli. Entra Gennaro De Felice al posto di Bortolotti. Gennaro De Felice. Filippo Barbieri, intanto è entrato Niccolò Dondi al posto di Giacomo Boni sull'ala sinistra, sull'ala destra in questo momento giocano Stefano Rolli, Filippo Barbieri per Gennaro De Felice che funge da terzino. Gennaro De Felice viene fermato, il tiro smorzato e quindi la palla è ancora per i nostri avversari. Pietragostino, Di Giulio, De Oliveira. Toppi, Di Oliveira, Toppi, Di Giulio, Di Oliveira. Fischiato sfondo Di Giulio. Stavolta il lancio di Bonaccini sbagliato su Niccolò Dondi. Pietragostino. Di Giulio, Toppi, Di Oliveira, Toppi, Pietragostino, Di Giulio, Toppi, Pietragostino, Toppi, ecco sulla palla di Marcello, Di Oliveira si alza, attraverso, Rolli tocca la palla va fuori, Di Oliveira, viene fermato da Iaullari, 7, Di Oliveira si alza per tirare ma viene fermato da Iaullari, Di Oliveira sempre con la palla, Pietragostino, Di Giulio, Di Oliveira, Di Marcello, Toppi,
Topi Pietragostino, palla per Dondi, Gennaro De Felice. Gennaro De Felice in contropiede, riesce a trafiggere con Levecchio, 8-4. La nostra torcida è encomiabile come sempre, sentite il tifo, malgrado la prestazione non ottima, perlomeno la prestazione inesistente della prima parte del primo tempo. Abbiamo cominciato a giocare intorno al 12esimo. Comunque errore da parte degli avversari in palleggio. Panettieri aveva un buono spazio. Viene chiamato tempo dal coach del Teramo. Il punteggio è 7-5, non siamo convinti che sia corretto. Adesso proviamo a informarci. Porto. Sì, no, la palla è gol, scusate. 7-5 per il Teramo. Pietragostino, Toppi, Di Oliveira. Toppi. Di Oliveira. Toppi, Pietragostino, 7-5, il lancio di Bonaccini è stato intercettato, Pietragostino, nel fischiati 2 minuti, 8-5, ottimo gol da parte di Di Marcello. Comunque, rimaniamo in 5, 8-5 per il Teramo. Palla per i colori giallo-blu. Nicolò, Dondi, Pietro Barbieri, Francesco Panettieri con la palla. Filippo Barbieri, vediamo un attimo se riusciamo a imbastire un'azione in 5 su contro 6 con difesa schierata. Panettieri, Stefano Rolli per Elvis Iaollari. Panettieri, 8-8. Ottimo tentativo di Panettieri che riesce comunque a mantenere la palla. Elvis Iaollari, Panettieri, Filippo Barbieri, Francesco Panettieri, Filippo Barbieri, Francesco Panettieri, ottimo. Rolli si fa murare, si fa intercettare la palla al portiere, dal tiro dall'ala. E Oliveira sicuramente con un uomo in meno riesce a saltare e a trafiggere Bonaccini. Palo più lungo, Panettieri, Filippo Barbieri, Panettieri, Rolli, Filippo Barbieri,
Stefano Rolli, Filippo Barbieri, Panettieri. Toppi interviene su Panettieri. 7. Ormai dovrebbero essere trascorsi anche i 2 minuti. Dovrebbe esserci il rientro di De Felice. Rolli viene fermato a Toppi. Naturalmente il nostro interesse è andare al tiro più avanti possibile. Ecco De Felice che entra. Filippo Barbieri. Prova di Barbieri da fuori, ma non riesce a inquadrare la porta. Troppo la differenza tra i tiratori nostri e i tiratori loro. In questo momento si vede, non riusciamo a inquadrare la porta in modo deciso. De Oliveira, Toppi, Pietragostino. De Oliveira, Pietragostino, Pietragostino. Sprechiamo anche questa occasione. Avevamo l'occasione per presentarci davanti al portiere, purtroppo per due errori tecnici, due palle scivolate. Torniamo a regalare la palla a Teramo che ce l'aveva gentilmente concessa. Pietragostino, De Oliveira. De Oliveira si alza per tirare e trafigge Bonaccini. Non c'è. Certo che se riusciamo, se facciamo andare a tirare De Oliveira. De Felice, De Felice per Mezzetti, Mezzetti per Barbieri, Barbieri, Mezzetti. De Felice, Barbieri, Mezzetti, Barbieri. Palla ancora no, Colevecchio riesce a prendere la palla. Viene chiamato sfondo a Gennaro De Felice. Pietragostino, De Oliveira. Numero 10 Savini, De Oliveira. Toppi, Toppi, Pietragostino, Di Giulio. De Oliveira, Pietragostino. Pietragostino viene fermato da De Felice. Pietragostino, De Oliveira. De Oliveira per Toppi. Pietragostino, De Oliveira. I nostri avversari naturalmente hanno tutto l'interesse ad arrivare al tiro allo scadere. Pietragostino. Pietragostino prova a servire. De Oliveira interviene in modo scomposto sul nostro numero 23 Luca Mezzetti e viene espulso per 2 minuti. Decisione direi assolutamente giusta da parte dell'arbitro. Non c'era nessuna cattiveria sicuramente nelle intenzioni del giocatore brasiliano del Teramo, ma il fallo è stato vistoso. Mezzetti, vediamo un attimo se riusciamo a sfruttare questa superiorità numerica. Filippo Barbieri, Giacomo Boni, Filippo Barbieri. La palla viene persa, però cerchiamo di servire il pivot, ma non riusciamo a far passare la palla. Entra il numero 9 Gianpietro al posto di Di Marcello. Cristian, il capitano teramano. Di Giulio, Pietragostino, Toppi, Gianpietro. Toppi. Di Giulio, Gianpietro. Gianpietro, Toppi. Gianpietro riesce a trafiggere la nostra difesa, malgrado siamo un uomo in più. Queste cose non riusciamo a sistemare, non, sinceramente ci siamo fatti un attimo sorprendere, il giocatore veramente forte, però ci siamo fatti sorprendere senza difendere su questo, sfruttando la superiorità numerica. Di nuovo
Giusto, sì, giustamente vengono dati 2 minuti anche a Toppi. L'intervento su Mezzetti è stato decisamente ruvido. La palla in questo momento i ragazzi del Teramo sono in 4, rimarranno in 4 direi per pochissimi secondi, perché fra un po' dovrebbe rientrare De Oliveira. Comunque Gigi Pieracci viene fischiato a sfondo a De Felici. Viene fischiato sfondo a De Felice, il quale protesta e si becca anche i 2 minuti. Sembra ci sia un po' di scoramento nelle file giallo-blu, eppure c'è stato un momento in cui eravamo ripartiti, eravamo 7-5, non siamo più riusciti a segnare. Attenzione al numero 9. Numero 9 Gianpietro viene fermato in modo irregolare da Mezzetti, Pietragostino. Gianpietro, Di Giulio, Di Oliveira. Di Oliveira contro Gigi Pieracci, Gianpietro. Gigi Pieracci, sicuramente il suo ingresso in campo si sente. Pietragostino viene chiamato passivo dall'arbitro. Di Giulio. Palla sempre per i colori teramani. Attenzione adesso al tiro, sicuramente andranno a tirare da fuori con De Oliveira i nostri avversari. Niente, non c'è niente da fare, non ci siamo assolutamente. Non riusciamo mica a evitare il gol su passivo, non riusciamo a sfruttare quando siamo un uomo in più, addirittura 2 in attacco. Commettiamo errori banali, non ci siamo assolutamente. In questo modo qua non riusciamo a capire come possiamo vincere neanche contro la squadra. Non è questione di avversario, è questione di testa nostra, perché le occasioni ce le abbiamo avute in questo primo tempo, ma non possiamo sfruttare e cacciare via tutti i palloni che abbiamo in mano. De Oliveira, Gianpietro. De Oliveira, Pietragostino, Gianpietro, Di Giulio, De Oliveira, Pietragostino. Servito il pivot numero 5, non c'è verso. Il pivot era più solo di un eremita sul Monte Ararat. Palla per Gigi Pieracci, Francesco Sgarbi, Stefano Rolli, Luca Mezzetti, Gigi Pieracci. Di nuovo perso una palla in modo assurdo, non c'è verso, giocare così è sicuramente deprimente. Mentre la partita è finita, il primo tempo è finito. Mancano 4 secondi. Finisce il primo tempo, 14-5 per i nostri avversari. Ci vediamo nella ripresa. Salve a tutti. Salve a tutti, siamo qui per il secondo tempo tra Pantarei e Teramo. Ecco la nostra formazione che parte con la palla in mano, Rolli per il giovane Albertini che è subentrato all'ala. Intanto in porta c'è stato l'avvicendamento tra Bonaccini e Resci. Vediamo un attimo se riusciamo a... Eh,
a partire col secondo tempo in modo da essere meno fallosi del primo. L'inizio non è sicuramente dei migliori auspici. Palla persa da Francesco Sgarbi con un errore molto banale per un giocatore della sua esperienza, di Oliveira per Di Marcello, Di Giulio, Toppi, Di Giulio trafigge Resci, riesce a liberarsi di Nicolò e trafigge Resci sulla sua sinistra, Francesco Sgarbi, Nicolò Dondi, Francesco Sgarbi per Luca Bortolotti, Gigi Pieracci perde la palla, Pietragostino, De Oliveira, Toppi, De Oliveira, Pietragostino per i nostri avversari. Non si tratta di semplicemente di un allenamento in questo momento. Pietragostino per Di Marcello, Pietragostino. Ricordiamo però la cosa che sicuramente ci lascia perplessi, è il fatto che questa squadra qua, che è la stessa parte dello straniero, ma che ha inciso ma non in maniera determinante, è la stessa che nel girone d'andata è venuta a Modena a pareggiare l'ultimo secondo, quindi sicuramente più che l'involuzione il miglioramento da parte loro, c'è stata un'involuzione da parte nostra. Jack Resci riesce a intercettare il tiro e la palla è di nuovo giallo-blu. Rolli per Panettieri, Rolli, Gigi Pieracci, Rolli, Panettieri, Rolli prova a inserirsi in un pertugio decisamente difficile da affrontare, forse era meglio provare a scaricare la palla su Albertini, che si sarebbe trovato davanti al portiere. Pieracci, Panettieri, Rolli riesce a trovare un pertugio e batte con le vecchio, 15-6. Di Oliveira, Pietragostino, Di Giulio, Pietragostino, Di Oliveira. Entra il numero 3, Liodori Andrea, Pietragostino, Di Giulio, Liodori Andrea, Di Giulio Liodori, posizione all'ala sinistra, Di Giulio funge da terzino, Pietragostino da centrale, Liodori, Di Giulio, gran gol di Di Giulio, molto molto reattivo, la difesa viene perforata senza dei grossi problemi da parte dell'ala avversaria. Pieracci riaggiusta subito le cose, siamo 16-7, gol di Pieracci. Pietragostino, Di Giulio, Liodori, Di Giulio, Pietragostino, Di Oliveira, Pietragostino, Di Giulio, Liodori, Di Oliveira, Pietragostino. Naturalmente la palla, i nostri avversari la fanno giocare lentamente, provano gli schemi. Di Giulio sfonda da parte di Oliveira, palla per Nicolò Dondi prova ma viene beffato dal portiere, viene contenuta la palla dal portiere con le vecchie. Di Oliveira, Pietragostino, Di Giulio, Di Oliveira, Pietragostino, palla persa da Oliveira, viene recuperata da Di Giulio, Di Oliveira, Pietragostino, ottima palla di Eliodori, bel pallonetto di Eliodori su Jack Resci. I nostri avversari dimostrano di avere sicuramente una marcia in più nella fase di attacco, riescono a smarcare sempre l'uomo. Stefano Rolli, Albertini, Pieracci, Panettieri, Stefano Rolli, Panettieri, Gigi Pieracci,
viene chiamato sfondo a Gigi Pieracci. Palla per Pietragostino, scusate, di Oliveira. Di Oliveira per Di Giulio per Leodori. Il numero 12 Pietragostino, di Oliveira. Pietragostino con un ottimo passaggio ha provato a servire il numero 5 di Marcello, che per la palla viene però intercettata. Di Oliveira, Di Giulio, Pietragostino. Ottima scarico. Parata di Jack Resci. Gigi Pieracci. Giacomo Boni. Palla intercettata da Collevecchio. Pietragostino. Di Giulio. Pietragostino, Di Marcello, con lo schema praticamente il doppio pivot in mezzo. Pietragostino viene, palla rimane ai gialli. Giacomo Boni sulla palla, riesce finalmente a trafiggere il portiere Collevecchio. 17-8. Finalmente. Continuiamo, ragazzi, dobbiamo praticamente giocarla, cerchiamo di giocarla senza grossi pensieri per la testa. Naturalmente ci troviamo di fronte a un avversario più forte di noi, dobbiamo però continuare a giocarla senza paura di sbagliare la palla, perché stiamo facendo degli errori che sicuramente sono legati anche a una questione di mentalità, alla paura di perdere, alla poca voglia, alla poca grinta. Viene fermato di Pietragostino. Veramente un mix di cose, la insicurezza legata al fatto delle troppe sconfitte che abbiamo subito nell'ultima seconda parte del campionato. Panettieri riesce a intercettare la palla a Di Giulio, la palla rimane però ai Teramani, però vengono chiusi bene in difesa al duo Bortolotti-Pieracci. Pietragostino, ottima difesa, palla per Bortolotti, Pieracci, Panettieri, per Rolli, Albertini, Rolli, Pieracci, Di Giulio, la palla era troppo pretenziosa, sicuramente Di Giulio è dotato di una elasticità e di un salto di un ottimo livello, supportati anche da una condizione atletica che i nostri non dimostrano ad avere in questo momento. Sicuramente non Gigi, non può avere la Gigi Pieracci che rientra adesso da un infortunio. Comunque hanno una dinamicità i avversari teramani molto molto superiore alla nostra. Giacomo Boni, tiro di Giacomo Boni fuori. Di Oliveira per Toppi. Di Oliveira viene richiamato in panchina, al suo posto entra il numero 9 Gian Pietro. Toppi. Leodori. Ottima palla per Di Giulio. Sicuramente questa, il numero 2 Di Giulio ha saltato, Boni non si è mosso, ha saltato in lungo e gli ha preso contro. Non ci sembra che ci siano gli estremi per Alcucche. Palla sempre per il Teramo. Leodori, Toppi. Palla per i gialli. Panettieri,
Mezzetti, Panettieri. Panettieri, la palla non riesce a filtrare verso Stefano Rolli, che si trova in posizione di pivot. Toppi. Toppi, Leodori, Giampietro. Portolopi marca Giampietro. Leodori per Giampietro, ottima parata di Jack Resci. Bortolotti sbaglia il pallonetto. Palla ancora ai nostri avversari. Intanto è entrato il numero 4 Barbuti all'area sinistra. Giampietro. Toppi, Giampietro, Leodori. Palla sempre per il Teramo. Palla per il numero 5 di Marcello. Entra il numero 13 Valeri. Naturalmente il coach Fonti del Teramo ne approfitta per il risultato già ampiamente acquisito per ruotare la squadra e provarla anche sicuramente per impegni futuri, che vedranno il Teramo doversi giocare la permanenza nel 14 con discrete possibilità di preservare il posto. Naturalmente però dovranno, gli avversari di stasera dovranno affrontare comunque delle squadre nel girone degli altri due gironi della Serie A, e sicuramente più diciamo la fase avanza e più gli avversari con cui si dovranno confrontare saranno ostici. Leodori, Giampietro, Leodori per il numero 13 Valeri, Valeri per Di Giulio. Di Giulio viene chiamato, fallo da parte di Di Marcello. 18-8 sempre. Rolli, Albertini, Rolli, Panettieri, Mezzetti, Rolli, Panettieri. Rolli, Mezzetti. Mezzetti. Palla sempre per i gialli. Rolli, dobbiamo cercare di usare anche più l'ala. Ottima palla. Però non riusciamo, il portiere avversario non riusciamo. Viene fischiato area a Teramo. Panettieri, quindi la palla rimane nostra. Mezzetti, Giacomo Boni, non c'è verso. Non riusciamo sicuramente neanche in questo caso. Dall'ala non riusciamo mica a segnare. Leodori, Giampietro, Pietro, Leodori. Valeri. Ottima palla presa da Leodori. Bella palla di Bortolotti. Non riusciamo per l'ennesima volta. Stiamo facendo fare una figura straordinaria a Collevecchio, che sarà sicuramente un buon portiere, ma
non riusciamo a capire perché. Valeri. Fili fischiato. Fallo. Fallo di rigore, la palla va a prendere dai 7 metri, si presenta Valeri contro Jack Resci, il quale era riuscito a fermare il pallonetto. Si pulisce intanto il parquet. È molto scivoloso. Palla Valeri contro Resci. Valeri riesce a siglare il rigore. Purtroppo i nostri avversari i rigori li fanno. È entrato nel mentre De Felice. Luca Mezzetti, Panettieri, Giacomo Boni, di nuovo parata da parte di Collevecchio. Parata da parte di Collevecchio, numero 9 Gianpietro, Valeri. Valeri per il Barbuti di Giulio. Valeri di Giulio per Gianpietro, sempre il numero 9 di Ramano. Leonori, ottima parata di Jack che riesce a stregare Leonori. Panettieri, forza ragazzi, velocizziamo. Comunque in ogni caso questa è un'azione che, anche se per l'ennesima volta ci eravamo fatti parare il tiro, comunque la velocità dell'azione ha fatto sì comunque che i nostri avversari siano stati costretti a fare fallo da 7 metri e a subire un'espulsione di 2 minuti. E quindi sicuramente se riusciamo a velocizzare queste azioni quando abbiamo palla in mano, male non ci fa. Di nuovo parata del portiere Collevecchio, naturalmente non sfruttiamo, sembra quasi che facciamo apposta a non sfruttare le nostre occasioni. 8 gol in 46 minuti di partita sono veramente deprimenti, non è che gli avversari ce ne abbiano fatti tanti, ne hanno fatti 19, però insomma, cioè, il problema è il fatto che non segniamo e se non segniamo non c'è mica verso, non riusciamo a sicuramente neanche a tenere le partite in gioco. Valeri di Giulio. Di Giulio viene fermato. Gianpietro. Leodori. Di Giulio. Ottimo tiro di Gianpietro. No, sottomano, 20-8. Viene fermato Rolli che provava a dare al tiro. Bortolotti, Luca Mezzetti, fermato Panettieri nel momento in cui stava entrando. Certamente se riusciamo a velocizzare un pochino ci ripetiamo, ma il problema secondo noi è legato molto, vabbè, a un aspetto psicologico sicuramente. L'aspetto psicologico è fondamentalmente legato alla condizione atletica, che i nostri ragazzi non mostrano essere molto efficienti in questo momento. Cioè, anche oggi proprio dimostriamo di avere oltre che un gap fisico, ma questo ci può anche stare, un gap proprio atletico rispetto alle squadre che andiamo ad affrontare. Questo non ci deve stare, soprattutto una formazione come la nostra,
che essendo molto leggerina, di poca esperienza, comunque fatta solo da atleti nostrani, non avendo possibilità giocatori stranieri che possono risolvere la partita da soli, sicuramente deve presentare una condizione atletica buona. Ci viene in mente una squadra tipo l'Oriago, che è strutturalmente simile alla nostra, però ha una velocità di movimento di palla, una velocità di ritorno in seconda fase sicuramente che è il doppio della nostra, quindi noi dobbiamo sicuramente puntare a questo tipo di squadre. Quando ci troviamo di fronte a una squadra come il Teramo o una squadra tipo il Cingoli, squadre comunque quelle che sono state strutturate con giocatori di livelli diversi, è chiaro che facciamo molta fatica. Però se dimostriamo di avere nelle gambe quella velocità che ci permette anche di liberare il cervello e di essere più tranquilli quando facciamo qualsiasi movimento, gesto atletico, tiro soprattutto in questo caso, è quello che non abbiamo più problemi, sicuramente riusciamo a renderci molto più pericolosi. Ribadisco, questa è una squadra che 4 mesi fa, in novembre, ottobre, novembre, è venuta a Modena, la stessa squadra tranne lo straniero, ma non abbiamo visto che abbia fatto cose particolarmente eccezionali questa sera. A parte lo straniero, la stessa squadra ha pareggiato a 2 secondi dalla fine con un tiro di Pietragostino bellissimo, se no avremmo vinto noi, quindi non ci sta assolutamente questa differenza tra le due fasi di campionato. Si può perdere, ma non in questo modo, cioè con una squadra avversaria che sta semplicemente facendo allenamento, ruotando naturalmente tutti i propri giocatori, ma si sta preparando per gli impegni futuri. Noi non riusciamo a metterli in difficoltà, semplicemente questo. E ribadiamo, il problema da parte nostra, secondo noi, è legato esclusivamente alla condizione atletica delle gambe, che trascina tutto il resto. Adesso c'è un tempo chiesto a Coach Garbi, siamo 20-9. Poi è chiaro, con formazioni di questo tipo, di esperienza, che sanno comunque come addormentare la partita, tutto diventa molto più difficile e diventa molto più deprimente anche giocare in questo modo, perché qualsiasi sforzo non è premiato. Il portiere avversario sembra insuperabile, in realtà non è insuperabile, perché come tutti i portieri è superabile, sono anche i tiri nostri che contano. In questo momento sta entrando Di Marcello, portiere ormai non più giovanissimo, ma comunque con una grande carriera alle spalle, che l'ha visto anche protagonista in nazionale. Palla per i colori giallo-blu. Vediamo un attimo chi va sulla palla. Filippo Barbieri. Gennaro De Felice. È entrato 5, Bassoli Cristian. Tiro di Filippo Barbieri, Di Matteo non trattiene, 20-10. Palla per il numero 9 Gianpietro. Di Giulio non è mai sceso. Valeri per Barbuti. Gianpietro. Ottima palla per il numero 34 di Marcello Matteo, in ruolo di pivot, non riusciamo a contenerlo. Mezzetti per De Felice, ottima parata di Marcello. (Ride) 21-20 di Giulio Liodori. Valeri, Di Giulio, Valeri, Liodori, Gianpietro. Tiro di Valeri fuori. Filippo Barbieri. Francesco Panettieri,
Gennaro De Felice, Francesco Panettieri, Luca Mezzetti, palla per Bortolotti, viene spinto Bortolotti da dietro e chiamato 7. Battiamo un penalty, vediamo se riusciamo un attimo a sfatare questo tabù dei rigori. Per oggi si presenta al dischetto dei 7 metri Filippo Barbieri contro Di Marcello. Filippo mette a segno il tiro di rigore, 21-11. Valeri per il numero 4 Barbuti Gianpietro, Di Giulio, Gianpietro, Valeri, Gianpietro, Iodori, Di Giulio. Di Giulio. Viene sostituito il numero 2 Di Giulio, rientra in campo De Oliveira. Gianpietro, De Oliveira. De Oliveira, Gianpietro. Valeri si alza, parate da parte di Jack Resci. Per Panettieri. Filippo Barbieri. Filippo Barbieri, trafigge Di Matteo. Ventuno a 12 De Oliveira. Barbuti, Di Oliveira, Gianpietro, Di Oliveira, Valeri, Di Oliveira, Valeri, palo di Valeri, Filippo Barbieri, Filippo Barbieri viene fischiata la palla, era riuscito a segnare, però gli viene fischiato 7 per al Teramo, la palla ancora nostra. Gennaro De Felice, Panettieri, Gennaro De Felice, Filippo Barbieri, Luca Mezzetti, Filippo Barbieri, Panettieri viene fermato da Di Marcello. Di Oliveira, Valeri, Di Oliveira, Gianpietro, Leodori, Di Marcello. Di Oliveira cerca di servire Gianpietro, si chiude bene la difesa giallo-blu. I nostri avversari perdono la palla, hanno cercato una giocata un po' troppo pretenziosa sull'ala destra. Vediamo il giovane Bassoli, Filippo Barbieri, per Francesco Panettieri, Filippo Barbieri, fischiato 7 per fallo di Marcello su Luca Bortolotti. 21-12, forza ragazzi, dai, chiudiamola bene, mancano 5 minuti alla fine della partita, 21-12, Filippo Barbieri viene fischiato, passi a Filippo Barbieri, palla sempre per Di Marcello, Di Oliveira, Toppi, Valeri, Barbuti, Di Oliveira, Toppi, Di Oliveira, Di Oliveira, Toppi, Di Marcello. 22-12, forza ragazzi, andiamo, chiudiamo bene. Di Marcello, scusate, ottimo gol,
Ottimo gol di Filippo Barbieri, che dimostra di avere una buona verve in attacco, sicuramente è l'unico che ha fatto gol fino adesso, approfittando delle occasioni che ha avuto, ma l'ha fatto non per gestire concessione del portiere, ma indirizzando i tiri con del criterio negli angoli, è quello che non abbiamo fatto fino adesso. Comunque, De Oliveira, Valeri, Leodori, De Oliveira firmato da Filippo Barbieri, Di Marcello, De Oliveira viene fermato in modo irregolare. Siamo 22-13, un tiro da 7 metri da parte dei nostri avversari. Jack Risci contro Valeri, forza Jack. Diamo Jack avanti circa un metro e mezzo rispetto alla linea della porta. L'arbitro fischia sempre per problemi di sudore sul parquet. Il parquet del Palamadiba è sicuramente un ottimo parquet, però dalle linee che ci sono viene sfruttato per sicuramente 4 sport perlomeno, che sono pallamano, pattinaggio, pallavolo e pallacanestro. Poi non so se qualche altro sport lo utilizza, e quindi i parquet, soprattutto per quanto riguarda il pattinaggio, io penso che un parquet di legno possa essere molto molto sollecitato, e quindi il problema del sudore è un problema che si presenterà sempre di più nel tempo. In ogni caso, la prima esperienza nella palestra, al di là del risultato nella palestra nuova, è ottima, l'impianto è ottimo, e anche le squadre avversarie che si presenteranno al cospetto nostro si troveranno di fronte comunque un ottimo impianto in cui giocare. Sbagliava Leri, palle sempre dei gialli. Panettieri sbaglia, recupera, però tira addosso a Di Marcello. Bortolotti costretto a fare fallo su De Oliveira per impedire ai giocatori teramani di partire col contropiede. De Oliveira, Toppi, De Oliveira, Valeri, De Oliveira, Toppi, De Oliveira, viene fischiato, passi a De Oliveira, Jack Risci lancia Mezzetti, purtroppo Mezzetti non arriva sulla palla, mancano 2 minuti alla fine della partita, palla per i nostri avversari che al piccolo troito si propongono l'attacco, 13-22. Purtroppo questa non era la partita da vincere da parte nostra per poter proseguire nel campionato, cioè per poter poi fare la seconda fase che ci dovrà vedere contro un avversario di un altro girone, uno scontro andata e ritorno. Questa partita sarà la prossima in casa che avremo, direi il 17, con il Romagna. Il Romagna si trova 2 punti sotto di noi, e naturalmente nel caso dovesse perdere qui al Palamadiva, noi raggiungeremo quel penultimo posto nel gironcino che ci permette comunque di andare avanti e di incontrare la prima dell'altro girone d'orologio. Quindi sicuramente noi la prossima partita che affronteremo su questo parquet sarà quella decisiva per il proseguo del campionato. Viceversa, nel caso dovessimo soccombere anche la prossima con Romagna, il cammino penso che si faccia molto molto più duro, anzi addirittura probabilmente con l'ultimo posto saremo fuori e avremo concluso il campionato. Valeri intanto trafigge Jack Risci, mancano 30 secondi, l'ultima azione rimane in mano nostra, vediamo di concludere bene e di andare alla fine della partita con meno di 10 gol di scarto, sarebbe già qualcosina. Mezzetti per De Felice viene murato, la palla rimane a noi, Barbieri per Nicolò Dondi, De Felice, Panettieri viene fermato da Di Marcello Matteo nel ruolo di pivot, Bortolotti tiro,
palla fermata di Marcello, la partita finisce 23-13 per il Teramo. Il Teramo ha dimostrato di essere nettamente più squadra di noi. Ribadiamo il concetto della preparazione atletica, oltre questo, e lo sapevamo e si sapeva già all'inizio del campionato, che queste sono squadre di altro livello. E oltre questo però dobbiamo ribadire il fatto che sulla nostra prestazione pesa anche la non perfetta preparazione, prestanza atletica che invece dovrebbe esserci nel momento in cui affrontiamo formazioni di questa caratura. Grazie a tutti, buonasera.